Con una passeggiata sui sentieri partigiani della panoramica Zegna si è celebrata lunedì il 70° anniversario della liberazione a Val di Lana. Proprio sui sentieri percorsi dai partigiani quasi 80 anni fa durante la resistenza tra il 43 e il 45. Toccheremo un paio di punti particolarmente significativi, uno è al Margosio e uno è a Cascina Oro. E gli diremo alcune cose proprio su quello che è successo su questi monti. Dopo il ritrovo alle 9 a Margosio, in ricordo delle prime formazioni partigiane nate nel Biellese, hanno avuto luogo poi i saluti ufficiali al monumento ai caduti. L'Italia, l'Italia, se c'è sta, e poi anche l'intervento di una ragazza tamil, una comunità molto presente a Val di Lana e che attraverso una loro associazione si impegna a riunire i tamil in Italia e a difendere i diritti delle persone provenienti dallo Sri Lanka. Molto bella questa unione il 25 aprile a Val di Lana. Noi, popolo Ulam Tamil, è stata pure negata la libertà di onorare e piangere i nostri eroi. Ma anche in assenza di memoriali e tutti questi divieti che vengono imposti a noi, noi non ci limitiamo. E noi, giornata come questa, 25 aprile, nella penisola italiana, per noi è il 27 novembre, giorno in cui in varie città italiane e in varie città in tutto il mondo, come popolo tamil, ci riuniamo e cerchiamo di onorare la nostra resistenza e i nostri caduti. Diciamo che per ognuno di noi giornate come queste ci fanno sempre capire di più che la libertà è partecipazione, sacrificio e coraggio. Questa giornata ci motiva ancora di più e ci ricorda che anche noi, popolo continuamente oppresso e massacrato, con continua partecipazione, sacrificio e coraggio, potremmo celebrare anche una nostra liberazione.